Ciao! Welcome to Drag Race Italia Reference Check. My name is Maurizio and I try my best at explaining the references from each episode of Drag Race Italia if you don't speak Italian or you don't know much about Italian culture. Today we'll talk about episode 4, The Devil Wears Drag and the Design Challenge. Each of our queens received a box of materials and each box was named after a supermodel. We had Gigi Hadid, Naomi Campbell, Heidi Klum, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Kate Moss, Giselle Bundchen, Carla Bruni, and Linda Evangelista. Before getting to the references, please consider subscribing to my channel if you like my videos. It means a lot to me. All right, ready for some references? Let's go! Sono Silvana e questa mattina ho suonato la campana. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, io ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno... Se fosse cucito, a me che mi chiamano Rocco Tarocco, non so fare un cazzo. Io non lo so! Che ci devono fare con questi soldi? Le feste, le orgie devono fare! Il fil rouge di questa puntata, mai come questa volta rouge. In Italian, when you want to refer to a common theme or thread that runs through a series of events or ideas or looks in this case, we use the French expression fil rouge, which translates to red thread. È il diavolo veste drag. E se è vero, come dice la mia cara amica Miranda, che tutti vogliono questa vita. Tutti vorrebbero essere noi. Vero? Well, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Everybody wants to be us. Me sento tutto messo a fuoco. Paolo here is making a joke on the double meaning of mettere a fuoco, which means to put things into focus or to set things on fire. Sei così aggressivo. Cazzo! Stai bene? Amore, continua a scattare! Scatta! Questa cosa! E il nostro Cristiano Malgioglio. Cristianone. Fotobombi! Ah, beh, perfetta! Melissa Bianchini! Ah, un po' gemelle hologram. Anche Sally Spectra. È il momento del tuo photobombing. Vediamo la foto che ti è stata assegnata. Un americano a Roma. Con questa espressione gli do anche un po' di frutta fresca. La mia pecca. Scala uno specchio della mia pesca. Frutta fresca. Ora, Lightning Aurora, vediamo la foto che ti è stata assegnata. Che grande trofeo. Dai, che così sembri più una coppa del nonno. Impegnati di più. Quella è la foto che ti è stata assegnata. Guarda che posa da grandiva. Fotobombi! Paolo, vacanze romane. Fotobombing! Oh, Giulia Roberts, il fotografo c'è, l'obiettivo pure. Sicily! Ciao, darling! O Ivana Travi. Mi fa schifo questa scatola. Mi fa schifo! This is not a direct reference, but it made me think of Affari Tuoi, an Italian TV show, where contestants open boxes containing various amounts of money and negotiate with a banker over the phone to decide whether to keep their box or accept an offer. Tiziana. Modellini. Voglio ispirarmi alla modella della scatola, Heidi Klum, e creare un look ispirato quasi a Barbarella. Sì, vorrei mischiare il mio lato da attrice degli anni 30 e 50. Sono molto felice di aver letto il nome di Linda Evangelista perché comunque lei è stata negli ultimi anni esclusa per essere diventata obesa, poi ha fatto questo servizio su Vogue. Sì, 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 l'ho visto. Stupendo, con sì, questi sì, tessuti. Sì, sì, e quindi voglio richiamare un po' l'opulenza. Mi sento bella, bella, bella. La sento bella, bella, bella con le mie stelle, 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 colora. Senti,
dico rosso, che cosa ti viene in mente? Rosso, un amore che non posso. Ho comprato un gatto bianco, mi domando se ti manco. Rosso, un amore che non posso. Camilli, camillino di zia Priscilla, la tua faccia di bronzo. The expression faccia di bronzo in Italian translates to bronze face, and it is used to describe someone who is shameless, audacious, or has the ability to remain composed and unembarrassed, even in situations where one might expect them to feel shame. È ormai proverbiale, ma c'è qualcosa che ti fa arrossire? Questa runway mi sono voluto ispirare al mondo del Las Vegas, e soprattutto il riferimento del mio outfit è ispirato a Bob Marley. Silvana Della Maiana. Eccola la Silvanona nostra. Ma lei è la zia Ietta. Lina Galone. Eccola. La mia runway ha come reference le classiche silhouette di Dior degli anni 50, quindi è estremamente classy, estremamente pulita. J'adore Galone. È sempre così. L'infiorata di Pescasseroli. Ho realizzato questo bellissimo abito ispirato a design di Ete ed ecco qua che porto in passerella tutte le attrici, da Eleonore a Duseo, a Marilyn Monroe, a tutto quanto il dramma di John Crawford. Per il mio abito ho pensato di prendere spunti da un stilista che io ammiro tantissimo, che è Philip Klein. Ma deve essere evergreen, il parasole. After I have looked around the world for a mate. Leila Yar. Wow, aggressiva, rock, direi rock. Una Pocahontas in biondo. Barbie rigola macchina della fidanzata del mio ex. Sicuramente gestire tutte quelle palle non è stato semplice, lo capisco. Un lavoro duro, ma qualcuno doveva farlo. Esatto. A me è piaciuto molto, la reference era Valentino. Thank you for watching this video, I hope you enjoyed it, and thanks to everyone who helped me put together all these references. If you want more Drag Race Italia content, I invite you to listen to Hello Queens, the Italian Ru podcast, where my friends Nikki and Eu review the episodes, interview past and current contestants of the show, as well as the judges of Drag Race Italia. I also share more information about my favorite reference from the episode, so you better check out Hello Queens. The link is in the description of this video. Also remember to support the fans who create content dedicated to all of the queens from Drag Race Italia, and I'll leave some of my favorites in the description of this video. As always, if I missed any reference, please write it in the comment section below so everyone can benefit from your comment. Grazie mille di nuovo for watching this video. Remember to subscribe to my channel, and I'll see you next week with more references. Ciao! Grazie! Ciao!